Tutti vorremmo più tempo per fare quello che ci piace, per stare con le persone che amiamo, per rilassarci e per goderci la vita, ma anche per fare di più, per essere più produttivi, per porsi obiettivi più grandi e raggiungerli di conseguenza. Ma la verità è che abbiamo tutti a disposizione solamente 24 ore e la differenza sta tutto nell'uso che ne facciamo. La maggior parte delle persone vorrebbe fare più cose durante la giornata, ma si ritrova sul divano a scrollare il telefono per ore una volta uscito dal lavoro perché è stanco, senza energie e senza una vera e propria organizzazione. Benvenuto sul canale, io sono Christian e provo una vera e propria passione per la gestione, l'organizzazione del tempo e dei compiti. Questo perché sono una persona che tende molto a procrastinare e se non ho una schedule, una griglia di cose, una checklist da seguire, tendo a passare le giornate facendo niente, giocando alla PlayStation e procrastinando, appunto. E se anche tu sei come me, imparare a gestire il tuo tempo può farti raggiungere più risultati lavorando anche meno, godendoti di più la vita e magari trovando anche del tempo per rilassarti, cose che adesso non sembrano possibili. Infatti, in questo video vedremo come trovare tutto il tempo necessario per fare le cose veramente importanti e quindi diventare piloti della propria giornata. Come diventare più produttivi e quindi fare molto di più di quello che facciamo adesso e allo stesso tempo goderci la vita. Un primo concetto importante che dobbiamo capire è che abbiamo tempo per tutto. Mi spiego meglio, se oltre al tempo che passiamo al lavoro vogliamo inserire nella giornata un'altra attività che riteniamo possa essere fondamentale per la nostra vita, possiamo trovare quel tempo necessario. Per esempio, se vogliamo iniziare ad allenarci andando in palestra, o se vogliamo iniziare un lavoretto secondario, oppure come me, un canale YouTube, possiamo trovare il tempo nella giornata. Probabilmente crederai di non avere il tempo per farlo, quando in realtà non è così. Questo perché non sai bene quanto tempo passi per ogni attività. La prima cosa che dobbiamo fare è capire dove vanno le nostre ore. Dobbiamo fare esattamente quello che facciamo quando si fa budgeting e tracciamo le nostre spese, capire dove va ogni singolo centesimo. Lo scenario più comune è quello di 8 ore di sonno, 8 ore di lavoro, 2 ore tra pasti e spostamenti, un'ora per igiene personale e riposo. 8 più 8, 16, più 2, 18 e 1, 19. Ci restano ben 5 ore disponibili all'interno della giornata. Dato che le attività che abbiamo appena detto sono attività non negoziabili, che dobbiamo fare per forza, che ci piaccia o meno, dobbiamo stare molto attenti a come spendiamo le 5 ore rimanenti. Potresti provare per un po' di tempo a comportarti normalmente come ti sei sempre comportato e vedere, calcolandolo proprio, come spendi queste 5 ore. È capace che tu spenda 2, 3, 4 ore al telefono a scrollare i Reels e non te ne sei neanche accorto. Renderti conto di come spendi le ore libere della giornata può fare una differenza enorme, perché potrai essere tu che decidi se utilizzarle in modo sano e produttivo oppure no. E in queste 5 ore ci stanno qualsiasi delle attività che abbiamo detto prima, come andare in palestra, creare contenuti su YouTube, creare una tua seconda entrata, fare quello che vuoi. Puoi diventare tu il pilota del tuo tempo. Quindi questo primo punto era fondamentale per capire che abbiamo il tempo a disposizione. Semplicemente sono le nostre priorità che sono da sistemare. Sono fermamente convinto che ogni persona possa raggiungere qualsiasi obiettivo si ponga. Ma allo stesso tempo, se hai troppi obiettivi, non puoi raggiungerli tutti. Quindi abbiamo un menu illimitato e possiamo scegliere solamente una, due, tre portate. Io stesso sono una persona che ha mille interessi diversi e più volte mi sono trovato a dover scegliere fra uno oppure l'altro perché sapevo che non potevo portare avanti tutto, sia per un discorso economico, ma anche per un discorso appunto di tempo ed energie. La cosa migliore che possiamo fare è scegliere delle attività che sono in linea con quelli che sono i nostri obiettivi. Per esempio, uno dei miei obiettivi è quello di rimettermi in forma quest'anno, quindi fare sport, attività fisica come la palestra, le camminate o semplicemente il padel può essere una cosa che è in linea col mio tempo e so che questa può andare a finire nella mia giornata tipo. Il lunedì e il martedì e il venerdì, giovedì scusami, vado in palestra, le restanti giorni a settimana, nello stesso lotto di tempo, vado a fare una camminata oppure vado a giocare a padel. La cosa più facile che possiamo fare è inserire una, due, tre attività all'interno della giornata, oltre a quelle non negoziabili che abbiamo detto all'inizio, che però queste attività devono essere in linea con quelli che sono i nostri obiettivi. Quindi dovremo iniziare a scremare il più possibile, capendo quello che fa veramente al caso nostro, quello che ci piace di più, che ci fa stare meglio, che ci fa fare progressi e annullare e dire di no a tutto quello che è fuori da questa cerchia.
Ovviamente gestire il proprio tempo può essere sfiancante e stressante, e meno sappiamo fare a gestire il nostro tempo, più saremo stanchi e stressati e meno allo stesso tempo faremo, perché appunto questo stato di negatività ci farà raggiungere meno risultati. Proprio per questo è importante che tutto questo processo di gestione del proprio tempo sia il più preso bene possibile, e possiamo trasformare un'attività sfiancante in un'attività sana e positiva semplicemente dando una struttura a quella che è la nostra giornata. Dato che con i punti prima abbiamo capito le cose che ci piacciono e il tempo libero che abbiamo, adesso possiamo creare una vera e propria struttura della nostra giornata perfetta. Io per esempio per farlo utilizzo Google Calendar. Adesso vediamo quelli che sono gli step per compilare la nostra giornata perfetta e avere tempo per tutto quello che vogliamo. I due punti da cui iniziare sono sicuramente il momento in cui ci svegliamo e il momento in cui andiamo a letto. Questi sono due punti inderogabili e sappiamo che qui inizia la giornata e qui finisce. Poi andiamo a inserire in tutta la settimana gli orari che lavoriamo. Io per esempio non vi faccio vedere i miei perché io lavoro la notte, quindi sarebbe molto molto strano, però possiamo utilizzare gli stessi principi sia per me che per voi, quindi va bene lo stesso. Inseriamo poi l'ora in cui effettuiamo i pasti e poi io inserisco la palestra, perché per me è una di quelle attività non derogabili, non sindacabili e che ci deve essere per forza, in poche parole. Tutto quello che resta bianco nel foglio possiamo utilizzarlo per le attività che abbiamo scelto nei punti prima. Quindi per quello che ci fa sentire meglio, che ci fa fare progressi nella vita, che ci dà quel senso di soddisfazione e che fino ad ora pensavamo di non avere tempo per farlo. Adesso che abbiamo dato una struttura alla nostra giornata ideale, vediamo due power tip per potenziarci ancora di più e goderci ancora di più tutto questo processo. Un vecchio proverbio dice: prima il dovere, poi il piacere. Io sono d'accordo con questo proverbio, ci deve essere prima il dovere, ma mi raccomando, fate sì che sia presente anche il piacere. E per mettere in pratica questo proverbio, quello che dobbiamo fare è la prima attività della giornata, ovvero appena abbiamo tempo, quello che dobbiamo fare è fare la nostra task più difficile. Questo principio di produttività si chiama eat the frog, ovvero mangiati la rana, mangiati il rospo. Fare questo ci consentirà di passare la giornata praticamente in discesa, ovvero la cosa più difficile che abbiamo fatta, per tutto il resto del giorno saremo pervasi da una sensazione di tranquillità e di soddisfazione, mentre se tenderemo a procrastinare questa attività e la portiamo a fine giornata o addirittura rimandiamo al giorno dopo, tutto il resto della giornata sarà passato a rincorrere, sarà passato a inverci contro noi stessi perché siamo stati degli stronzi. E questo non ci fa bene, quindi fare la prima cosa più importante subito all'inizio della giornata è uno di quei tip che veramente ti può cambiare il senso della giornata e ti fa vivere tutto questo, come abbiamo detto prima, con quel senso di libertà e preso bene, quindi top. Questo rientrava nel compito del dovere, adesso però vediamo anche il piacere, perché penso fermamente che sia fondamentale ritagliarsi del tempo, anche poco, per giocare. Infatti io all'interno della settimana ritaglio uno spazio per il padel, come vi ho detto anche prima, perché per me è fondamentale, mi fa stare bene, mi fa sentire quel senso di gioco di cui ho bisogno, e in più durante la giornata ritaglio uno spazio di mezz'oretta, a volte anche di più se riesco a fare tutto in tempo, per videogiocare. Per me è fondamentale videogiocare perché è una delle mie più grandi passioni e so che se non ritaglio all'interno della giornata uno spazio per giocare, probabilmente renderò meno di quanto non renderei facendolo. Mi sono un po' impappinato, però mi raccomando, giocate perché è importante ed è troppo bisfrattata sia come abitudine che come usanza nei tempi dei social moderni. Infatti tutti sembrano rinnegare questa cosa del divertimento, del gioco, quando per me è semplicemente fondamentale e anche un po' da ipocriti rinnegarla. Investire del tempo, dell'energia ad imparare a gestire il proprio tempo può avere dei ritorni infiniti per tutta la nostra vita. Infatti essere capaci di pilotare la propria vita e non viverla passivamente ci renderà dei mostri dal punto di vista di produttività, di felicità, creeremo di più, saremo più soddisfatti di noi stessi, avremo più tempo per gioire, per andare in vacanza, per giocare.
è tutto diverso rispetto a una persona che si strappa i capelli perché non riesce a fare troppe cose. Quindi imparare quelle che sono le tecniche basi, come la gestione dei blocchi, la tecnica del pomodoro, tutte queste tecniche che aiutano a essere più produttivo e a gestire meglio il proprio tempo, è sicuramente importante. Questo è un video più filosofico per farvi capire quali sono i principi della gestione del tempo, ma se volete sapere le varie strategie, le varie tecniche, fatemelo sapere nei commenti, potrei realizzare un video al riguardo. Quando ero una pippa nella gestione del tempo, ci fu un libro che mi aiutò tantissimo, si chiama qualcosa tipo Riconquista il tuo tempo di Andrea Giulio Dori, ve lo lascio qua da qualche parte anche in descrizione. E se ci pensate, spendendo solamente 10 euro, io ho imparato a gestire il mio tempo, ne ho liberato quindi molto di più, e nel tempo libero che mi si è creato ho iniziato a fare video, ho iniziato ad andare in palestra, a migliorare tutta quella che è la mia vita. Quindi con l'investimento di solamente 10 euro ho avuto un ritorno altissimo. Spero di non aver parlato troppo, io comunque vi lascio un altro video qua e noi ci vediamo settimana prossima con un altro video, e niente, ciao ciao.